Buongiorno a tutti. Questo nuovo tutorial è dedicato a coloro che desiderano imparare a quotare un disegno di AutoCAD direttamente nello spazio carta. Tutti i file che servono all'esercitazione possono essere liberamente scaricati tramite apposito link reperibile nei dettagli del video. Tale link permette di scaricare un file compresso dal quale si possono estrarre, una volta decompresso all'interno di una cartella dedicata, i file utili a ricostruire il disegno dell'esempio. Come abbiamo già visto in un precedente video, lo spazio carta è quello spazio di AutoCAD predisposto per comporre gli elaborati definitivi da inviare alla stampa. Lo spazio carta si può immaginare anche come un foglio o più fogli, detti layout, su cui poter praticare dei fori rettangolari, chiamati finestre, dai quali diventa possibile visualizzare gli oggetti o parte di essi disegnati sullo spazio modello, alla scala di rappresentazione in cui desideriamo che essi appaiano. Allo spazio carta, ricordo, ci si può accedere cliccando su uno dei tag Layout situati in basso a sinistra della schermata di AutoCAD, mentre per tornare allo spazio modello è sufficiente cliccare sul tag Modello posto a fianco. A titolo di esempio, ho elaborato un layout chiamato Prova con le dimensioni di un foglio formato A4 impaginato in verticale. Se clicchiamo sul tag corrispondente in basso a sinistra, si viene proiettati nello spazio carta e appare un foglio chiaro sul quale, come si può notare, sono state ricavate due finestre in cui compaiono dei disegni realizzati sullo spazio modello. Le due finestre visualizzano lo stesso oggetto, ma tale oggetto è stato rappresentato a scale diverse. La prima finestra in alto mostra la rappresentazione in pianta di un alloggio in scala 1:100. Mentre nella seconda finestra compare un dettaglio della stessa pianta in scala 1:50, in cui si evidenzia il particolare dell'arredo di un bagno. Oltre alle finestre compare anche una squadratura formata da un tratto più spesso di colore azzurro, che contiene in alto una piccola tabella per poter inserire alcuni dati, come ad esempio il nome e cognome del disegnatore, la classe, la scuola di appartenenza, il titolo dell'elaborato, eccetera. Anche il file della squadratura è reperibile nel file zippato nei dettagli del video. Ora, per prima cosa, creiamo un nuovo layout cliccando sul tasto più situato in basso a sinistra dello schermo. Facendo sopra di esso un doppio clic, rinominiamo il tag digitando tavola 1. Come si può notare, tutto il contenuto dello spazio modello viene visualizzato nella finestra che viene creata di default e che possiamo cancellare. A questo punto dobbiamo impostare il foglio di stampa. Per fare questo, richiamiamo il comando Page Setup, in italiano Imposta Page, dal menu File o digitando direttamente il nome del comando sulla tastiera. Come si può vedere, compare una finestra contenente un elenco dei layout disponibili. Selezioniamo il layout Tavola 1 appena creato e facciamo clic sul tasto Modify. Modifica in italiano. Ora appare una nuova finestra nella quale andremo a inserire con attenzione alcuni dati. Nella sezione Printer Plotter, in italiano stampante plotter, scegliamo dall'elenco proposto l'opzione per una stampante virtuale DVG-2PDF.PC3, oppure una stampante virtuale simile, come ad esempio AutoCAD PDF. Nella sezione Paper Size, dimensioni foglio, selezioniamo il formato ISO Expand A4 210 mm x 297 mm. Nella sezione Plot Area, area di stampa, selezioniamo l'opzione Layout. Nella sezione Plot Style Table, tabella stili di stampa in italiano, selezioniamo dall'elenco il file laboratoriocad.ctb. Tale file è contenuto nel file compresso e verrà caricato assieme al file di AutoCAD che stiamo usando. In Quality, qualità in italiano, selezioniamo l'opzione Draft, bozza in italiano. Nella sezione Plot Options, opzione di stampa, lasciamo invariate le opzioni selezionate verificando che siano le stesse del tutorial. Nella sezione Drawing Orientation, orientamento del disegno, scegliamo l'opzione verticale. Infine, nella Plot Scale, scala di stampa in italiano, inseriamo i seguenti valori.
In questo caso, visto che il disegno è stato pensato in centimetri, digitiamo 10 mm uguale a un'unità. Se il disegno fosse stato pensato in metri, allora avremmo dovuto digitare 1000 mm uguale un'unità. Chiudiamo quindi la finestra con OK e chiudiamo infine anche la finestra di modifica. A questo punto siamo pronti per andare a inserire la squadratura accennata in precedenza, aprendo il file corrispondente che dovrebbe essere nella cartella su cui si è estratto il contenuto del file zippato. Dal menu a discesa Edit selezioniamo il comando Copy Base, in italiano copia.b. Selezioniamo un punto della squadratura come punto base, ad esempio quello in basso a sinistra. Selezioniamo quindi tutti gli oggetti con una finestra che li contenga e confermiamo la selezione con il tasto invio. Torniamo sul file originario e con Ctrl+V andiamo a incollare il contenuto in memoria negli appunti all'interno delle linee tratteggiate che rappresentano i margini di stampa del foglio A4 del layout tavola 1 che abbiamo appena creato. Arrivati a questo punto dobbiamo inserire le due finestre che abbiamo visto in precedenza. Per prima cosa, con il gestore dei layer, creiamo un nuovo layer che chiamiamo Viste Spazio Carta e lo rendiamo corrente facendo doppio clic su di esso. Prima di chiudere la finestra del gestore layer, andremo a rendere gli oggetti del layer appena creato non stampabili, facendo clic sull'icona a forma di stampante. Questa operazione serve a rendere non stampabili i margini delle finestre che creiamo. A questo punto, dal menu View, visualizza in italiano, selezioniamo il comando Viewports, in italiano finestre, facendo attenzione a scegliere l'opzione Una finestra. Aiutandoci ancora con il mouse, selezioniamo una zona grande, all'incirca come questa, che sto selezionando qua, nella parte alta del foglio. Come possiamo vedere, tutta la pianta dello spazio modello viene visualizzata in modo tale da adattare le proprie dimensioni ai margini della finestra. A questo punto dobbiamo mettere in scala il disegno facendo doppio clic all'interno della finestra appena creata. Questa operazione permette di lavorare provvisoriamente nello spazio modello e di poter modificare il disegno all'occorrenza. Chiamiamo il comando zoom, premiamo invio e inseriamo la stringa 1 diviso 100xp. Questo dato indica al programma la scala di rappresentazione, in questo caso 1 a 100, alla quale visualizzare il disegno contenuto nella finestra. A questo punto non resta che tornare nello spazio carta facendo un doppio clic fuori dalla finestra e questa volta aggiustare i margini della finestra stessa per adattare il disegno. È importante fare attenzione, nel caso tornassimo all'interno della finestra, a non modificare il fattore di zoom, perché perderemmo tutto il lavoro fatto sulla scala di rappresentazione. È possibile utilizzare il comando Properties, proprietà in italiano, per bloccare la visualizzazione prevenendo errori di questo tipo. Attiviamo quindi il comando menzionato cliccando sull'icona corrispondente. Selezioniamo la finestra facendo clic sul margine e nella finestra che compare a lato selezioniamo Sì nel campo Display Lock, blocca display in italiano. Ora, anche se facciamo clic all'interno della finestra, non sarà più possibile modificare la visualizzazione. Le stesse operazioni adesso le dobbiamo fare per la seconda finestra, da situare però più in basso rispetto alla prima. Richiamiamo nuovamente il comando Viewports, in italiano finestre, e aiutandoci con il mouse individuiamo un'area adatta al di sotto della finestra precedente. Facciamo doppio clic all'interno di essa per entrare nello spazio modello. Aiutandoci col tasto centrale del mouse per attivare la funzione pan, cerchiamo di centrare nella finestra il bagno di sinistra. Chiamiamo il comando zoom e questa volta inseriamo la stringa 1 diviso 50xp per inserire una scala di rappresentazione pari a 1 a 50. Come possiamo vedere, la visualizzazione di questa finestra risulta essere ingrandita di due volte rispetto al disegno di sopra. Ora cerchiamo di posizionare meglio al centro il bagno dell'unità immobiliare. Usciamo quindi dallo spazio modello facendo clic fuori dalla finestra e adattiamo i margini e la posizione della finestra creata in precedenza. Quotare i disegni direttamente sullo spazio carta permette di bypassare le problematiche relative alle variabili da attribuire allo stile o agli stili di quota che si intendono utilizzare.
Questo perché, una volta configurato lo stile che preferiamo, lo utilizzeremo su tutto il layout su cui stiamo lavorando, indipendentemente dalla scala usata per visualizzare il disegno. Adesso, alla luce di queste considerazioni, siamo finalmente pronti per cominciare la quuotatura oggetto del presente tutorial. Per prima cosa creiamo un nuovo layer che andiamo a chiamare Quote Testi e attribuiamo ad esso il colore 152. Dopodiché cerchiamo il comando Dim Style, dim stile in italiano, dal menu a discesa Dimension, quotatura in italiano. Si aprirà una finestra nella quale andiamo a cliccare il tasto New, nuovo. Inseriamo un nome per il nuovo stile, ad esempio quote spazio carta, e clicchiamo sul tasto Continua. La finestra che compare è piuttosto articolata perché contiene tutte le variabili associabili al nuovo stile di quota che dobbiamo configurare partendo da zero. Nella scheda Line, linee, inserisco i seguenti valori: 0,1 qui per impostare l'estensione delle linee di quota e 0,1 qui per impostare la distanza di partenza delle stesse linee. Nella scheda seguente, Symbols and Arrows, simboli e frecce, selezioniamo dall'elenco dei simboli l'oggetto dot punto e attribuiamo il valore 0,08 come grandezza del simbolo e lasciamo gli altri valori invariati. Nella successiva scheda Text, testo, inseriamo un font, ad esempio Arial. Come colore testo scegliamo black, nero, digitiamo un valore per altezza testo di 0,15. Come posizione scegliamo centrato in entrambi i campi, come offset il valore 0,1 e infine come allineamento del testo impostiamo il valore orizzontale. Nella scheda che segue, chiamata Fit Adatta, controlliamo che i valori corrispondono a quelli del video, ma soprattutto che nel campo Scale for Dimension Feature, scala per l'elaborazione di quota, sia inserito il valore Use Overall Scale Off. Utilizza scala generale uguale a 1. Nella scheda Primary Units, unità primarie, lasciare o inserire i valori che compaiono nel video. Controllare inoltre che nel campo Precision, precisione, sia inserito il valore 0, in modo da non far comparire i decimali nelle quote. Possiamo quindi cliccare OK e chiudere la finestra del gestore degli stili di quota. Ora che i vari settaggi sono stati fatti, possiamo procedere con la quotatura degli elementi del disegno. Cominciamo dalla pianta in alto in scala 1 a 100. Partiamo fissando la variabile di sistema dimLFAC uguale a meno 100. Tale valore moltiplica per 100 le misure, mentre il segno meno indica che il dato è relativo allo spazio carta. Ricordo che le variabili sono espresse sempre in inglese e quindi anche nella versione italiana di AutoCAD non esiste traduzione. Ora, con il comando dim lineare in italiano, dal menu a discesa Dimension quotatura, oppure digitando semplicemente il comando, cominciamo a quotare la parete superiore, evidenziando gli spessori dei muri e le dimensioni degli spazi interni. Partiamo cliccando il filo esterno della parete di sinistra, poi il filo interno della stessa parete, dopodiché spostiamo in alto il mouse per definire l'altezza a cui desideriamo tracciare la linea di misura. Clicchiamo quindi un punto col mouse a una distanza accettabile dal disegno e il gioco è fatto. Per proseguire l'operazione occorrerà cambiare comando. Utilizziamo adesso dim continua in italiano, reperibile sempre dallo stesso menu di prima. Questo comando ci permette una rapidità di esecuzione maggiore, in quanto per proseguire è sufficiente cliccare il punto finale dell'oggetto da quotare in rapida successione. A parete conclusa, premere il tasto Esc per terminare. Come si può osservare, alcuni testi potrebbero trovarsi in posizione poco ortodossa. Per sistemarli, occorre selezionare la quota a cui sono riferiti. Posizionarsi col mouse sul grip colorato del testo per qualche attimo in modo da attendere l'apertura della finestra di modifica. Quindi scegliere l'opzione Move Text Only, muovi solo testo, e procedere con la sistemazione del testo nella posizione voluta. Per
Per fare questa operazione potrebbe venire utile disattivare provvisoriamente gli snap a oggetto premendo il tasto F3. Per proseguire, quotiamo l'intera parete posizionando la linea di misura più in alto della precedente in questo modo. Ora possiamo quotare le altre pareti utilizzando il metodo appena imparato. A operazione terminata, la pianta dovrebbe presentarsi più o meno così. Una volta terminato di quotare il primo disegno, passiamo a quello in scala 1:50 posto al di sotto, in cui però quoteremo soltanto gli assi dei sanitari. Per prima cosa, ricordiamoci di modificare la variabile dimLFAC, inserendo questa volta il valore -50. Poi proseguiamo quotando in successione gli assi dei sanitari che formano l'arredo del bagno in questo modo. Adesso non ci resta altro da fare che inserire i titoli dei disegni. Utilizzando il comando mText, testo M in italiano, con il mouse indichiamo approssimativamente un'area in cui far comparire il testo sotto il primo disegno. Nella finestra che appare, inseriamo un valore di 0,3 nel campo relativo all'altezza del testo e nel campo del testo scriviamo il titolo del disegno, e cioè pianta scala 1:100. Allineiamo il testo correttamente e passiamo al secondo disegno copiando sotto lo stesso l'oggetto appena creato. Modifichiamo quindi il titolo inserendo il testo particolare pianta scala 1:50. Il disegno ormai è concluso, non ci resta che provare un'anteprima di stampa per vedere che non ci siano errori, che ci possono essere sfuggiti ed eventualmente fare qualche aggiustamento finale. A questo scopo, dal menu File, selezioniamo Plot Preview, anteprima di stampa in italiano, e diamo un'occhiata al disegno pronto per la stampa. Ecco che, non essendoci elementi da correggere o modificare, possiamo uscire dalla finestra con il tasto Esc. Arrivati a questo punto, sperando che il video possa essere stato utile, non mi resta che salutarvi e invitarvi a vedere gli altri video del canale. Buon lavoro a tutti!